Ciao a tutti e benvenuti in questo secondo video in cui continuiamo il format dove vediamo come sconfiggere un grande maestro in meno di 25 mosse. La partita che vi presento oggi è tra Tal e Yulman. Tal è famosissimo, è uno dei grandi maestri più forti di sempre, ma soprattutto famosissimo per i sacrifici che ha fatto, quindi per i suoi attacchi micidiali. Questa è una di queste partite in cui l'attacco di Tal ha la meglio. E allora, vediamo subito la partita. Ciao, sono Roberto Palazzotto, candidato maestro e istruttore della Federazione Scacchistica Italiana. Clicca sul tasto iscriviti per non perdere i prossimi video e unisciti al gruppo Facebook Scacchista Matto per ricevere i migliori consigli su come migliorare nel gioco degli scacchi. E4, E6, quindi difesa francese. D4, D5, cavallo D2. Una mossa assolutamente corretta, non è tra le principali, ma va benissimo. La principale è probabilmente cavallo C3 oppure la spinta in E5. Quindi francese aperto, francese con la venti di spinta. L'idea con lo D2 è chiaramente quella di difendere il pione 4 con il cavallo. Il nero risponde con C5, cavallo F3, quindi difende il pallone D4. C5 serve sia per attaccare il pallone D4, ma anche comunque per ottenere un certo vantaggio nella conquista del centro. Cavallo F3 difende il pione D4, cavallo C6 attacca nuovamente il pione D4 e qui Tal gioca alfiere B5, una mossa comunque insolita e infatti che ha un po' sorpreso Yulman, che addirittura dopo questa mossa ha pensato 20 minuti e ha deciso di giocare D per E4. In realtà la principale, ora comunque con gli studi odierni, la teoria dice che la mossa qui corretta, comunque la principale è A6. Però, ok, vediamo la partita, quindi D per E4, cavallo per E4, alfiere D7, quindi qui comunque con l'apertura vado un po' veloce in modo tale che ci concentriamo meglio sul medio gioco. Alfiere G5, già notiamo una mossa alla Tal. Perché dico alla Tal? Perché l'obiettivo di un gioco attivo è quello di sviluppare e attivare subito i pezzi in modo da avere iniziativa. Quindi come fa un giocatore come Tal a riuscire a creare situazioni in cui i sacrifici funzionano e hanno la meglio? Riesce grazie a un'attività dei pezzi notevole, quindi sviluppando i pezzi subito e magari attivandoli con vantaggio di tempo. Vediamo che l'alfiere attacca la regina, quindi ora il nero dovrà difendersi la regina e permette al bianco di continuare il suo sviluppo. In questo modo poi si potrà creare un attacco. Qui il neo risponde con regina 5 scacco. Quindi notiamo come un po' nella scorsa partita già vediamo come il nero esce subito la regina in apertura. Un'altra variante poteva essere regina B6 e qui per esempio può seguire regina E2, pedone pera, rocco lungo e anche qui c'è iniziativa da parte del bianco. Poi il pedone probabilmente verrà ripreso, 6-5, immagino alfiere per collo 5 per esempio, e comunque il bianco ha completato sviluppo, insomma, è una posizione, cioè io preferirei il bianco in questa posizione perché c'è un notevole vantaggio di spazio, ha completato sviluppo, può già preparare qualche attacco, il re nero al centro. A me piace molto il bianco in questa partita. E allora torniamo indietro. E qui diciamo regina 5 scacco e la mossa di Yulman. Cavallo C3. Qui Yulman gioca C per D4. È curioso, sono andato a vedere che Yulman in un'altra partita, qualche anno dopo, in questa stessa posizione ha giocato A6. E la vediamo. Innanzitutto questo è interessante perché fa notare come i grandi maestri, ma io lo consiglio a tutti i livelli, analizzano le proprie partite dopo averle giocate. Quindi probabilmente Yulman, dopo aver giocato con Tal, ha capito, insomma, ha dedotto da questa partita che la mossa C per D4 non era la migliore e quindi ha deciso nella partita successiva, in realtà qualche anno dopo, contro Nicevski, di giocare A6. Vediamo com'è andata. Il Niceschi ha risposto con alfiere per D5, una mossa comunque attiva perché subito rompe il centro e magari con l'obiettivo in futuro di aprire la colonnella che però non è stata aperta.
qui il bianco ha mangiato il pedone, arrocco, alfiere c6, ritornato indietro, cavallo e5, quindi minaccia l'alfiere in c6, regina c7, torre 1. Allora, qui sì, comunque il bianco continua con l'attività, però cioè, notiamo che il nero secondo me riesce a difendersi. Quindi non so se il motivo è da attribuire a Nicevski che non ha magari attivato subito i suoi pezzi, quindi non ha fatto mosse molto energiche e attive, o comunque alla bravura di Yulman che ha trovato questa variante vantaggiosa. In ogni caso andiamo qualche mossa avanti, giusto per vedere com'è andata. Cavallo f6, alfiere per, peone per, cavallo per, regina h5, alfiere 7. Ok, fermiamoci qui. Qui alla fine Yulman ha vinto questa partita, in effetti è vantaggiosa perché ha un peone di vantaggio, non ci sono debolezze, non ha più un ritardo nello sviluppo perché dopo può subito attivare le torri. Probabilmente il re lo può anche lasciare al centro, questa muraglia con i pedoni è abbastanza solida. Quindi sì, qui in effetti il nero si è salvato dai problemi. E allora torniamo indietro e ritorniamo alla partita di Tal, che è molto molto interessante, ora vedremo il sacrificio. Eccoci qui. Quindi qui c per d4 è la mossa che ha giocato Yulman. Tal rimangia, quindi con un cavallo per. Alfiere b4 è una mossa dubbia. Mossa dubbia, quindi potrebbe essere uno degli errori della partita. Vediamo un'alternativa. L'alternativa può essere alfiere e7. Ecco qui. Alfiere e7, l'idea è che si sviluppa e potrebbe, comunque minaccia un cambio dell'alfiere, ed è chiaro che quando si è quando non si ha l'iniziativa o si è stato di sviluppo, semplificare i pezzi è la cosa più semplice per riuscire a pareggiare la posizione, quindi la partita. Alfiere e7 segue regina in d2. Ora, innanzitutto vabbè, ok, un'altra mossa poteva essere alfiere 3, qui però regina c7 raggiunge la parità, perché dopo il neo può fare cavallo f6 arrocco e non ha più alcun problema. Quindi vediamo regina d2 che è una mossa un po' più attiva. Allora, che succede se il neo fa alfiere per g5? Regina per g5, cavallo per d4, attenzione perché c'è un attacco di scoperta. Alfiere per d7 scacco e qui il bianco vince. Quindi alfiere per d5 non è la mossa corretta. Vediamo allora cavallo f6. Cavallo f6, arrocco lungo e qui il bianco comunque ha iniziativa. Vabbè, è una posizione pari perché il nero può magari arroccare corto e completare il suo sviluppo. Però il bianco ha una certa iniziativa, quindi sì, anche qua io direi che parirei il bianco. Ritorniamo indietro a alfiere b4, sono troppo indietro. Peone per, cavallo per, eccoci qui, alfiere b4. Alfiere b4, come risponde il bianco? Risponde con arrocco, una mossa molto semplice ma assolutamente corretta. La minaccia di alfiere b4 era chiaramente alfiere per c3 e poi rimangiare con scacco. Il bianco non può concludere il suo attacco finché avrà il re al centro e quindi arrocco e poi si penserà all'attacco. Alfiere per c3, b per c3. Attenzione, qui c'è un peone in presa. Ovviamente Tal l'aveva già pianificato. Allora, seguendo il piano di Yulman, quindi quello di fare regina a5 e poi alfiere b4, verrebbe spontaneo, quindi comunque coerente, mangiarlo. Però contro Tal si dice sempre che i sacrifici non vanno mai accettati. Quindi vediamo, Yulman ha mangiato, quindi poi vedremo cosa succede con regina per c3. Vediamo invece un'altra variante che è quella a6, quindi una variante magari un po' più prudente. Può seguire alfiere per c6, alfiere per, cavallo per, quindi si semplificano, ma attenzione perché il nero qui decide di mangiare l'alfiere in g5 e qui segue una mossa molto interessante, regina d6. Quindi subito il bianco prende l'iniziativa e qui a qualunque variante che può seguire il bianco va in vantaggio. Allora, innanzitutto non si può mangiare il cavallo. Perché?
Perché se il peone mangia cavallo, regina per cavallo sca per peone scacco e poi mangia la torre, quindi attacco doppio. Vediamo due varianti, cavallo H6 oppure cavallo E7. Vediamo prima cavallo H6. Cavallo H6 segue F4, una mossa molto attiva, quindi subito si minaccia la regina. Cavallo F5, il nero decide di attaccare la regina bianca, quindi anziché difende la propria regina, decide di attaccare l'altra, regina C7, regina F6, però qui la posizione sembra, sì, sembra non reggere. Regina B7, rocco corto, ok. Qui il bianco ha un netto vantaggio. Torre F3 per esempio può essere un'idea, quindi con l'idea di portare anche la torre in gioco, o con D3, quindi poi raddoppiare, ma anche H3 potrebbe essere interessante. Un eventuale attacco. Sì, qui il bianco è assolutamente in vantaggio. Ritorniamo indietro perché vi avevo detto che l'altra variante era cavallo E7. Allora, vediamola. Eccoci qui. Cavallo E7, torre D1, una mossa molto attiva, attenzione, minaccia subito. Minaccia matto. Regina D7 scacco, re F8, regina D8 matto, perché torre per, quindi una specie di corridoio. Cavallo per C6, segue regina D7 scacco, quindi qui comunque vi è un sacrificio di un cavallo, però si riprende subito dopo perché regina per B7 attacca a torre, attacca cavallo. E anche qua la posizione è irrecuperabile perché il nero si ritrova con una torre completamente fuori gioco. E il bianco ha tutti i pezzi attivi, quindi sto per esempio pensando a regina per C, torre 8, regina per C6 e poi torre D7 o regina D6 scacco, torre B1, torre B7, insomma, sono tantissime le minacce da parte del bianco. Quindi probabilmente anche questa variante è vantaggiosa per il bianco. Ok, torniamo indietro. Eccoci qui. Qui il nero, quindi Yulman, accetta il sacrificio di pedone coerentemente con il suo piano. Alla fine ci sta, quando intraprende un piano conviene portarlo a termine, perché se comincia un piano e poi ne comincia un altro e fa un'altra mossa, alla fine non si riesce a far collaborare i pezzi e quindi si va in una posizione di svantaggio. Vediamo che succede su regina per C3. Perché qui vi è una mossa che noi comuni mortali non possiamo immaginare. No, vabbè, magari può essere pensata, però immagino che Yulman non l'aveva prevista. Questa mossa è cavallo F5. Una mossa molto particolare perché in questo momento il cavallo è in presa, chiaramente. L'idea è quella di aprire la colonna E e quindi creare un attacco contro il re nemico. Non è facile pensare a una mossa del genere perché non vi è una combinazione vincente immediata. Cioè le combinazioni tattiche possono essere abbastanza semplici da pensare. Voi vedete un sacrificio e dopo 2, 3, 4 mosse vedete scacco matto o comunque magari mangiate la regina, insomma andate in vantaggio. Invece questa è una combinazione molto più complessa perché non vi è un vantaggio immediato, ma si percepisce, quindi Tal ha capito che la posizione che scaturirà sarà vantaggiosa per lui. Però è chiaro che per capire una cosa del genere serve avere una comprensione del gioco elevata. E allora vediamo come ha fatto in modo tale anche da imparare. Pedone per cavallo, torre 1 scacco, alfiere 6, regina D6. Bellissima pure questa mossa. Perché? Perché libera casa D1, quindi minaccia in futuro torre D1 con l'idea di raddoppiare una colonna D e minacciare uno scacco matto, per esempio con regina D8, perché il cavallo è inchiodato, torre per e torre per. Ma libera, cioè minaccia anche alfiere D2, per l'idea di riciclare l'alfiere nell'altra diagonale, questa diagonale qui, A3, F8, quindi alfiere D2, la regina si dovrà muovere, alfiere B4, il cavallo è inchiodato, c'è cioè, l'alfiere bianco, non può mangiare e si minaccia mattina 7. Quindi doppia minaccia. Quando già si ha più di una minaccia, comincia a essere veramente complicato difendere. E allora il nero decide di fare A6,
vorrebbe semplificare, quindi vorrebbe ricevere un alfiere per cavallo in modo tale da rimangiare con la regina e semplificare i pezzi, ma Dal chiaramente, come immaginate, non è d'accordo e subito fa alfiere D2. Vediamo un attimo la mossa alfiere A4, che può essere più magari intuitiva, ci minaccia l'alfiere, non vogliamo scambiarlo, torniamo indietro. C4 probabilmente non va bene. B5, ora alfiere D2. B5 qual è l'idea? Chiaramente di togliere l'alfiere dalla diagonale del cavallo e quindi schiodare il cavallo. Alfiere D2, regina C4, alfiere B3, minaccia la regina. Torre D8, attenzione perché la regina non poteva muoversi se no il bianco mangiava il cavallo. Però con torre D8, donna C7, torre D7, si riesce a pareggiare la partita, o comunque la posizione. Perché? Perché in questo modo successivamente si potrà togliere la regina, quindi si potrà difendere e la posizione è abbastanza pari, quindi immagino magari in futuro cavallo 7 arrocco e quindi si riesce appunto a ottenere una posizione di parità. Torniamo indietro e per questo la mossa migliore è quella che ha scelto Talle, alfiere D2 e non alfiere A4. Andiamo al fiore di 2, eccoci qui. Fiore di 2 continua la minaccia da parte del bianco, quindi la regina è attaccata. Regina per C2, mangia il pedone. Qui, vabbè, ci sta. Non c'erano mosse migliori, quindi almeno si mangia un pedone. Per ora segue al fiore di B4. Fiore 4 molto interessante. Perché si minaccia scacco matto in E7, ma soprattutto attiviamo l'alfiere in questa diagonale. Quindi è anche veramente bello vedere questo piano di spostare l'alfiere. Si minaccia anche lo scacco in F8, di spostare questo alfiere da una diagonale ad un'altra. Quindi molto spesso un consiglio che do ai miei allievi è quello di pensare dove potrebbe stare meglio un vostro pezzo, quindi quasi parlare con i pezzi e chiedere: ma tu alfiere in G5, dove vuoi stare? E magari l'alfiere avrebbe risposto: voglio stare in B4. Quindi immaginare qual è la casella migliore per un mio pezzo, che può essere un cavallo, un alfiere, una torre, e poi fare un piano, pianificare in modo tale da portare quel pezzo in quella casella. Vediamo però un attimo cosa sarebbe successo con torre C1? Perché torre C1 potrebbe sembrare molto interessante perché attiva la torre, guadagna un tempo, minacciando la regina e minaccia anche un'eventuale presa con il cavallo in C6. Però qui c'è una mossa, anche questa veramente formidabile, e c'è il sacrificio di regina. Donna per C1 porta ad una posizione vantaggiosa per il nero. Torre per re, pedone per alfiere. Cioè per C6, quindi questo sacrificio con l'idea che se mangia rimangerà di regina ed è un attacco doppio, attacco il re, attacco la torre, torre D8 e poi rimangeremo la torre e la posizione è buona per il nero perché va a due torri e un cavallo per una regina e quindi è vantaggiosa. Sì, ok, qui si poteva vedere questa combinazione che comunque non è un sacrificio complesso che porta a una posizione difficile, ma banalmente, contando il valore dei pezzi, due torri e un cavallo valgono di più di una regina, quindi la posizione è vantaggiosa. Ritorniamo indietro perché Tal chiaramente gioca alfiere in B4, molto molto buona. Pedone per alfiere, quindi sacrifica un altro pezzo per l'iniziativa. E ora vediamo come concludere. Già vediamo ora che il bianco è in svantaggio di due pezzi, ha due cavalli in meno, ma quando ti chiami Dal non è un problema. E allora, regina F8 scacco, re D7, torre D1 scacco, torre E D1. Vediamo se torre AD1 è anche buona. Torre AD1, re C7, donna per torre. Quindi già recupera una torre, cavallo F6, alfiere D6 scacco, re B6, vabbè, secondo me pure qui è buono, infatti si mangia anche l'altra torre, sì. Il bianco ha due qualità di vantaggio, qualità è quando si ha una torre per un pezzo leggero, si dice vantaggio di qualità, ok, vabbè, qui chiaramente è assolutamente buona pure torre AD1.
Allora, ritorniamo a torre ED1. Qui, eccoci qui. Torre D1, penso che l'idea sia portare questa torre magari in futuro in C1 e quindi attaccare in questo modo. Re C7. Donna per A8 e qui il nero abbandona. Probabilmente, ok, Yulman poteva ancora continuare un po' a giocare, però insomma, magari demoralizzato ad aver ricevuto un sacrificio alla talle. E conoscendo l'avversario, ha subito capito che non c'era una chance, quindi ha abbandonato. Però vediamo un attimo come poteva continuare la partita, che ancora in ogni caso era una pizza interessante. Regina 4. Regina 4 vuole magari scambiare le regine, cosa chiaramente che Tal non avrebbe fatto, perché sennò andrebbe comunque in una posizione giocabile. Invece alfiere di 6 scacco, molto buona, re b6, quindi continuo l'attacco, regina f8, minaccia il peone g7, minaccia anche lo scacco in c5, quindi andiamo di doppia minaccia. Regina h4, penso che l'idea sia ritornare con la regina in difesa, però ora alfiere c5 scacco, re c7. Torre B1, ecco il perché di torre D1, perché questa torre serviva in questa colonna B, ma anche la colonna C potrebbe essere buona, ma in questo caso nella colonna B minaccia il peone B5. B4, alfiere D6 scacco, re B6 e ora alfiere B4 e vabbè, qui chiaramente non c'è una difesa perché tutti i pezzi stanno attaccando il re. Non può ovviamente mangiare l'alfiere perché torre B4 scacco e poi la regina viene mangiata dalla torre. Quindi cavallo E7, cercando di sacrificare un pezzo per magari recuperare qualcosa, però qui il bianco mangia con scacco. Vabbè, ok, non c'è, non vedo più niente. E poi si mangia anche la torre. Ok, quindi chiaramente torniamo alla posizione in cui Yulman ha abbandonato. Qui chiaramente è vinta per il bianco, non c'è alcun dubbio che la posizione è nettamente vantaggiosa. Allora, spero che questo video, questa partita vi sia piaciuta e che avete imparato qualcosa. Se sì, vi chiedo di mettere mi piace al video e iscrivervi al canale YouTube in modo da ricevere una notifica per vedere i prossimi video. Ciao, alla prossima!